Il mondo della scuola si ferma per tutta la giornata di oggi. Manifestazione studentesca in piazza Cavour contro i tagli ai finanziamenti del governo Monti e gli altri problemi che attanagliano il mondo della scuola. Bruno Contrada da ieri è un uomo libero, accanto a lui l'avvocato Giuseppe Lipera che l'ha assistito nelle ultime fasi del processo. Qualcuno dovrà pentirsi, sono state le parole dichiarate ai giornalisti. Tavola rotonda sullo sport organizzata da Grande Sud, presente il vicepresidente del Palermo Calcio, Guglielmo Miccichè. Progetto Life Fahrenheit, presentazione nella sala convegni, Silvia Pellegrino della provincia. Bentrovati anche per oggi con l'informazione di Studio 98. In primo piano la protesta degli studenti, il mondo della scuola si ferma per tutta la giornata di oggi, manifestazione studentesca in piazza Cavour ad Agrigento contro i tagli ai finanziamenti del governo Monti e gli altri problemi che attanagliano il mondo della scuola. Sergio Rizzo. Cortei, manifestazione e sit-in in tutta Italia oggi per lo sciopero della scuola. E così ad Agrigento gli studenti sono scesi in piazza contro i nuovi tagli della spending review per il rinnovo del contratto fermo dal 2009 e la restituzione degli scatti per modificare la legge sulle pensioni che impedisce l'ingresso di giovani docenti e ATA nella scuola, contro il nuovo concorso inutile e costoso per un piano di stabilizzazione che dia certezza al personale docente ATA, incluso nelle graduatorie, per chiedere finanziamenti adeguati e certi e investimenti in tecnologia e innovazioni. Quella di oggi è una manifestazione che non vede come protagonista soltanto Agrigento. A me dispiace naturalmente se essa trascende in voci o cori offensivi, non è questo il nostro scopo. Il nostro scopo è manifestare contro i tagli non solo alla regione siciliana ma a livello europeo, che comunque vanno a svantaggiare il nostro diritto allo studio, contro la privatizzazione delle scuole. Abbiamo visto anche la situazione dell'IPA Fermi. Contrari gli studenti ai striscioni e alle bandiere con i simboli di partiti o dei sindacati. Oggi noi abbiamo espresso il nostro, diciamo, ci siamo manifestati contrari per la presenza di bandiere politiche. Non vogliamo nessun indirizzo politico, nessun centro di potere, noi siamo indipendenti. Questa manifestazione ha solo scopo di rivendicare i nostri diritti senza nessun bisogno di presenza di sindacati o qualsiasi appunto partito politico. L'unico problema è che quando gli studenti scendono in piazza per manifestare per gli studenti è vergognoso che poi si trovino in una manifestazione in cui si dice apolitica, partitica, diciamo striscioni della CGIL o movimenti di associazioni che si rifanno a Rifondazione Comunista, eccetera. Se uno studente deve protestare per la scuola e per il diritto allo studio. Quando gli studenti scendono in piazza strumentalizzati dai sindacati, questa non è più una protesta seria, anche perché se i sindacati vogliono protestare, devono protestare i dirigenti sindacali e tutte quelle persone che hanno perso il lavoro, i lavoratori e insomma mi auguro che ci sia qualcuno dei sindacati che stia ascoltando questa intervista, perché non è giusto strumentalizzare gli studenti in questo modo. Questo è l'unico pensiero che avevo da dire. La questione IPA Fermi, cemento depotenziato, sgombero e reperimento locali alternativi. In proposito interviene la Federazione Provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà di Agrigento tramite Calogero Alaimo Di Loro, che dichiara: le istituzioni prima che la politica debbono oggi rimediare con urgenza alle disattenzioni scandalose del passato. Gli studenti dell'IPA, circa 1000, a cui adesso è negato il diritto allo studio e rischiano l'anno scolastico, vanno ospitati con urgenza in una delle tante strutture idonee appartenenti al demanio pubblico. Il centro di formazione del consorzio ASI potrebbe essere uno di questi. Si tratta di un grande complesso ubicato nell'area ASI, nato per organizzarvi dei corsi di formazione, ma mai inaugurato e utilizzato. La provincia, a buon diritto, può chiedere la disponibilità dei locali dell'ASI, di cui è socia, senza gravare sulla spesa pubblica con altri inutili oneri. Passiamo alla cronaca. Beni per un valore di circa 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Caltanissetta al boss di Marianopoli, Leonardo Lombardo, 61 anni, personaggio di spicco delle cosche nissene. Il decreto di sequestro è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta su proposta del direttore della DIA Alfonso D'Alfonso. Il provvedimento riguarda imprese, quote societarie,
proprietarie, beni mobili e immobili e rapporti bancari, in particolare la villa e i quasi 40 ettari di terreno a cavallo dei territori di Caltanissetta e Petralia Sottana. Lombardo fu arrestato insieme ad altre 11 persone nell'ambito dell'operazione Deserto, condotta dai carabinieri del ROS nel settembre 2005 con l'accusa di associazione mafiosa e successivamente condannato per lo stesso reato a 3 anni e 4 mesi dalla Corte d'Appello di Caltanissetta. Il ruolo di spicco di Lombardo all'interno delle cosche nissene, guidate dal boss Piggiu Madonia, è stato confermato da diversi collaboratori di giustizia, tra cui Ciro Vara, Antonino Giuffrè, Calogero Rinaldi e Leonardo Messina. Bruno Contrada, l'ex numero 2 del SISD, non prova rancore per nessuno, eppure nel suo primo giorno da uomo libero, dopo aver scontato una condanna a 10 anni per mafia, afferma: quando tutti sapranno la verità, qualcuno dovrà pentirsi per quello che ha fatto. Vediamo l'intervista a Contrada e al suo avvocato Lipera, tratta da Blog Sicilia. Ore 15.52. Un agente della polizia penitenziaria suona al citofono. Siamo in via Angelo Maiorana, a Palermo. Qui abita Bruno Contrada, l'ex funzionario del SISD condannato a 10 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. È arrivato per notificargli l'ordine di scarcerazione. Dopo mezz'ora spunto dal portone di casa Bruno Contrada. L'ex funzionario del SISD è apparso visibilmente provato dalla malattia. Mezz'ora fa gli è stato notificato il provvedimento della Procura Generale di fine pena, cioè della mia liberazione, dopo aver scontato interamente la pena che mi era stata irrogata dal 1996, la prima sentenza del Tribunale, che era stata poi annullata in sede di appello con una soluzione piena, perché il fatto non sussiste, e poi ancora il secondo processo di appello che ha confermato la condanna. Esce in un momento in cui inizia un'inchiesta, forse un processo sulla trattativa Stato-mafia, si parla di alcuni traditori. C'è uno Stato, qualcuno dello Stato che si deve vergognare di quello che è avvenuto in questi anni? Io non voglio entrare in questioni che non conosco, in indagini o in inchieste giudiziarie in cui non ho avuto alcuna parte. Io non ho né sentimenti di odio o di rancore nei confronti di nessuno. Quando sono entrato il 10 maggio del 2007 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per sopportare la pena che mi era stata ingiustamente, credo di poter essere libero di usare questo avverbio, la pena che mi era stata ingiustamente irrogata, ho affrontato questa sofferenza, ho dichiarato che ero sicuro, come lo sono tuttora, sono sicuro che verrà un giorno che forse io non vedrò, lo vedranno i miei figli, forse i miei nipoti, ma che la giustizia, la verità sarà acclarata, sarà ristabilita, e temo allora che qualcuno debba ravvedersi, se non addirittura pentirsi di quello che ha fatto contro di me e contro le istituzioni dello Stato che io ho servito fedelmente per tutta la mia vita. Io mi sono sentito sempre libero, spiritualmente libero. È stata imprigionata la mia persona fisica, il mio corpo. Non mi fermerò mai a tentare tutte le strade, avvalendomi anche del valido aiuto del mio avvocato che ha sposato in pieno la mia causa perché venga ristabilita la verità. Ma questo non soltanto per me, ma anche per le istituzioni, perché la mia vicenda non ha danneggiato soltanto la mia persona, ha danneggiato anche le istituzioni, principalmente quelle a me più care. E quella, cioè la Polizia di Stato. Io non porterò tra poco, penso, tra non molto tempo, nella tomba nessun segreto, né di Stato né di altro genere. Tutto quello che è stato il frutto
la mia attività investigativa dalla mia attività professionale è consacrato in atti di polizia, in atti giudiziari. Mi sono occupato esclusivamente o quasi esclusivamente di lotta al crimine organizzato, in maniera specifica alla mafia. La Corte di Appello di Caltanissetta, che aveva disposto la revisione del processo fissando udienza pubblica e dibattimentale, ebbe poi ad emettere sentenza di inammissibilità, mentre precedentemente erano state emesse due ordinanze di inammissibilità. Questa sentenza, che io ritengo assurda sia dal punto di vista fattuale che giuridico, è stata impugnata in Cassazione e la Cassazione l'ha rigettata. Io ho presentato ricorso straordinario perché questa sentenza venga annullata. Un pensionato di 74 anni, Antonino Bongiorno di Agrigento, è morto per un incidente in via Valle Lepri a Comacchio, in provincia di Ferrara. L'uomo, residente da anni ad Orbassano, aveva poco prima parcheggiato la propria auto sul margine destro di una strada, raggiungendo a piedi il lato opposto per raccogliere della rucola. L'anziano ha poi attraversato la strada senza accorgersi del sopraggiungere di un'Opel Agila condotta da una giovane del luogo che l'ha travolto. Sul posto è giunto il personale del 118 e l'elisoccorso che ha trasportato l'infortunato in gravi condizioni all'ospedale di Cona, dove è morto nel pomeriggio di ieri. L'utilitaria è stata sequestrata e la conducente deferita in stato di libertà per omicidio colposo a seguito di sinistro stradale. Sono intervenuti i carabinieri di Comacchio. Un incidente mortale sul lavoro è accaduto poco dopo le 15.30 di ieri pomeriggio a Caltanissetta, in un cantiere edile in via San Giuliano. La vittima è Giuseppe Ladelfa, operaio di 53 anni, sposato e padre di due figli. Abitava nel quartiere Stazzone, ancora incerta la dinamica. L'uomo stava lavorando con altri colleghi al quarto piano di un edificio dove erano in corso opere di ristrutturazione, quando per cause in corso di accertamento è precipitato dall'impalcatura compiendo un volo di una quindicina di metri. Giuseppe Ladelfa ha riportato lesioni gravissime, in fin di vita, è stato soccorso e trasportato nell'ospedale Sant'Elia, dove però è morto poco dopo il suo arrivo. Il cantiere è stato sequestrato dalle forze dell'ordine, due le inchieste aperte sull'incidente, una della magistratura, l'altra dall'ispettorato del lavoro. La Guardia di Finanza e la Procura di Sciacca hanno arrestato ai domiciliari un presunto truffatore nella compravendita di un'automobile a danno di un concittadino, allorché, utilizzando il nome di una società non più in attività dal 2009 e millantando conoscenze tra politici e forze dell'ordine, ha raggirato l'acquirente di una BMW, inducendolo a credere che si trattasse di un'automobile frutto di una vendita di veicoli sequestrati dalla Guardia di Finanza. L'acquirente sarebbe stato anche vittima di violenze e minacce da parte del presunto truffatore al fine di pagare, e nell'arco di un anno il presunto truffatore avrebbe storto alla vittima circa 93.000 euro. All'arrestato è stata anche sequestrata una pistola a salve utilizzata per incutere timore al malcapitato. La Guardia Costiera ha soccorso la scorsa notte 70 miglia a sud-est di Lampedusa 109 migranti, tra cui una donna, che erano a bordo di un gommone di 12 metri in avaria. I migranti sono stati trasferiti a Lampedusa a bordo di due motovedette. L'intervento di soccorso è cominciato nella serata di ieri dopo una segnalazione giunta mediante un telefono satellitare alla Capitaneria di Porto di Palermo. La Guardia Costiera ha localizzato il gommone in acque libiche che procedeva verso l'Italia, e due motovedette salpate da Lampedusa lo hanno raggiunto in acque maltesi. I migranti, i quali hanno riferito di essere partiti da un porto della Libia, sono stati fatti salire sui mezzi navali della Guardia Costiera, che in mattinata hanno raggiunto il porto di Lampedusa. L'operazione di soccorso, alla quale ha partecipato anche la nave Orione della Marina Militare, è avvenuta in condizione di mare calmo e con vento da sud-est forza 4. I giudici della seconda sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo il 27 aprile aveva assolto, perché il fatto non sussiste, gli ingegneri Vincenzo Rizzo e Giovan Battista Platamone dalle accuse relative alla realizzazione del depuratore del villaggio Peruzzo. Anche gli altri imputati erano stati assolti nelle precedenti fasi di giudizio.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento Ottavio Mosti, a conclusione del giudizio abbreviato, accogliendo le tesi del difensore, l'avvocato Anna Merico, assolto dall'accusa di stalking e maltrattamenti in famiglia, Calogero Coniglio, 36 anni di Ravanusa. Coniglio è stato invece condannato a 4 mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare, avendo omesso di versare all'ex coniuge e al loro bambino l'assegno di mantenimento imposto dal Tribunale in sede di separazione. La Procura della Repubblica di Agrigento ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a 4 dipendenti dell'Ufficio Protezione Civile del Comune di Aragona. L'accusa, contestata a vario titolo, è di truffa aggravata e peculato. Secondo il sostituto procuratore Matteo Delpini, che coordina l'inchiesta, i 4 tra il marzo e l'aprile di quest'anno si sarebbero allontanati più volte dal posto di lavoro, chi per fare la spesa, chi per andare a prendere i figli a scuola, senza comunicarlo all'amministrazione, per di più utilizzando il SUV in dotazione al loro ufficio. Gli indagati sono il capo dell'Ufficio di Protezione Civile Salvatore Bellanca, 60 anni, e i dipendenti Angelo Buscemi, 45 anni, Alfonso Galluzzo, 48 anni, e Giovanni Graceffa, 47 anni. Passiamo alla politica, proseguono gli appuntamenti Happy Hours con Grande Sud. Ieri sera in programma un incontro dibattito dal tema lo sport quale risorsa per la provincia agrigentina. Le interviste. La provincia di Palermo, soprattutto con il Palermo Calcio, sembra di avere trovato la sua risorsa sportiva. Cosa fare allora per le altre province come quella di Agrigento? Ma non c'è dubbio che Palermo Calcio per la città di Palermo e per la provincia è una realtà oggi importante. Da quando è arrivato Zamparini, e quindi 10 anni fa, è stato una crescita continua, la promozione in Serie A, l'Europa League, la finale di Coppa Italia, una serie di successi effettivamente che hanno portato il nome del Palermo Calcio in auge un po' in tutto il mondo, per la verità. Grandi giocatori acquistati, grandi operazioni di mercato, veramente un'azienda leader nel panorama italiano, obiettivamente. Per le altre città regionali, effettivamente la situazione, tolto a Catania, che comunque è sulla stessa stregua nostra, con una realtà sicuramente di successo, con la squadra in Serie A da diversi anni, con buoni campionati alle spalle, e per il resto mi rendo conto che la situazione è più complicata, perché altre società siciliane obiettivamente sono un po' ai margini. Sembrava che Trapani e Siracusa quest'anno potessero anche approdare alla Serie B, hanno avuto i playoff per andare, ma sono state purtroppo sconfitte. Il Siracusa è stato anche penalizzato recentemente da una sparizione che effettivamente nessuno si aspettava, dopo aver effettuato un campionato così brillante come l'anno scorso. Il Trapani è ancora in lotta, è una società ben gestita. Noi abbiamo fatto anche l'anno scorso un amichevole con il Trapani e vi assicuro che è una bella realtà, un bello stadio, una bella squadra, un'ottima società alle spalle, per cui da loro c'è da aspettarsi. Per il resto obiettivamente non mi sembra ci sia granché da nell'imminente. Io mi auguro che queste società possano essere anche loro foriere di successi, come lo è stato il Palermo, come lo è stato il Catania, come lo è stato il Messina sino a qualche anno fa. Quindi mi auguro che anche l'Agrigento possa avere al più presto una squadra in un campionato che gli compete. Per quanto riguarda il Palermo, con un manager come Pietro Lomonaco tutto diventa più facile? Beh, certamente, Lomonaco che è un manager di altissimo spessore, quello che ha fatto a Catania, ma anche quello che aveva fatto a Udine prima di approdare a Catania, è sintomatico di un professionista serio, di alta professionalità, di alta competenza. Quindi il suo avvento nel Palermo Calcio è decisamente positivo. E proprio in queste settimane corre voce di un probabile interessamento di Pietro Lomonaco anche per la società Acragas Calcio. Ma noi un po' siamo tirati per la giacca da tutte le società palermitane, siciliane, per cui anche l'Acragas, anche altre nella regione siciliana cercano un po' di aiuto da parte del Palermo Calcio. Certamente non ci tireremo indietro, certamente il Palermo Calcio aiuterà chi ci chiederà di essere aiutata, faremo delle sinergie con giocatori, con società, vedremo un po' di organizzare qualche cosa, ma vi assicuro che noi faremo di tutto per appoggiare tutte le società calcistiche regionali.
Nonostante il difficile periodo che si sta attraversando nella nostra provincia, lo sport potrebbe veramente rappresentare una risorsa? Lo sport è una risorsa per il mondo intero, chiaramente ancora di più nella nostra provincia dove in questo momento si è carenti come infrastrutture sportive. Oggi si fa un seminario di un certo livello, di un certo spessore, dove soggetti che hanno maturato e maturano delle esperienze ancora oggi di tutto livello, a livello sportivo, dal calcio, dal basket, dalla pallavolo, si mettono a confronto per poter parlare e dire quali possono essere le prospettive di crescita sportiva per la nostra collettività. È chiaro che lo sport, soprattutto da noi, può avere una grande funzione sociale dove può permettere ai ragazzi e ai bambini di essere distratti dalle problematiche della vita. Chi meglio del collega Gaetano Ravanà può moderare questo incontro dibattito sulle risorse sportive in provincia di Agrigento? Risorse umane ce ne sono. Il problema è che la nostra provincia paga un prezzo molto salato dall'assenza degli impianti sportivi che penalizzano le società, molte hanno chiuso i battenti proprio per mancanza di strutture adeguate. Quindi diciamo che questo è un fardello che ci portiamo dietro da troppo tempo e la dimostrazione è che qui a pochi metri da dove ci troviamo c'è un polivalente dove i lavori sono cominciati più di 20 anni fa e non è stato mai completato. Qual è la politica sportiva che serve? Una bella domanda. Politica sportiva. La politica sportiva intanto ci vogliono degli uomini che siano davvero dei dirigenti. E poi, torno a ripetere, ci vuole anche l'aiuto delle istituzioni perché da soli non si può fare granché. Per completare i palazzetti che sono stati cominciati o i campi di calcio, io mi riferisco soprattutto alla periferia, c'è una struttura a Villa Seta che è il campo di atletica leggera. Questo sport non si può più praticare perché il campo ormai è in disuso da diversi anni e non è mai stata fatta una vera politica per lo sport. Vero è che ci sono problemi più seri, però è anche vero che lo sport aiuta soprattutto a togliere i bambini dalla strada, che sembra una cattiva consigliera, e quindi bisogna pensare quando si fanno delle scelte a questo. Alla Baia di Ulisse di San Leone domani alle 10.30 il gruppo dirigente provinciale del Patto per il Territorio, capitanato dall'architetto Serravillo, organizza un incontro per il candidato del PDL alle prossime regionali del 28 ottobre, Giuseppe Gramaglia. Lavoriamo, ricostruiamo, liberiamo la Sicilia, è questo lo slogan che sta animando la campagna elettorale di Giacomo Di Benedetto, candidato all'Assemblea regionale siciliana nella lista del Partito Democratico in provincia di Agrigento. Ed è anche il tema di una convention democratica organizzata dallo stesso Di Benedetto sabato 13 ottobre alle ore 17 al Grand Hotel dei Templi del Villaggio Mosè. Previsti numerosi interventi artistici ed il contributo di personaggi appartenenti al mondo della cultura e della società civile che sostengono la candidatura di Giacomo Di Benedetto all'Assemblea regionale siciliana. Ad Agrigento, in via Damareta, due malviventi hanno scippato a una donna due collanine d'oro al collo. Indagini in corso. I poliziotti della Volanti di Agrigento hanno sorpreso in via Imera un senegalese che è fuggito a bordo di un'automobile carica di merce contraffatta tra capi d'abbigliamento, accessori, CD e DVD. Il tutto è stato sequestrato. L'auto è priva di assicurazione. Ci fermiamo, prima pausa pubblicitaria, tra poco rimanete con noi. Seconda parte del nostro telegiornale, i carabinieri di Palma di Montechiaro hanno sequestrato preventivamente 6 veicoli tra 3 automobili e 3 autocarri utilizzati per il trasporto abusivo di inerti e rifiuti speciali in una zona alla periferia del paese. Già a settembre, nell'ambito della stessa inchiesta, sono state denunciate 10 persone. La discarica abusiva è stata scoperta sotto il viadotto Cuffaro lungo la statale 115 nel tratto di rettilineo che conduce verso Licata. I carabinieri appostamenti hanno documentato i conferimenti abusivi. Il sequestro ovviamente è stato condiviso e autorizzato dal Tribunale di Agrigento. I poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta hanno tratto in arresto Andrea Liotta, 21 anni, in esecuzione ad ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Caltanissetta. A Liotta dovrà scontare la pena di mesi 3 e 9 giorni per il reato di furto aggravato in concorso emesso il 26 agosto del 2011.
Amedeo Scatà, 25 anni, l'attacchino che il 5 ottobre scorso, al culmine di una lite per futili motivi, ha colpito con un pugno un suo collega, Angelo Pulino, 47 anni, sostenitore di Italia dei Valori, che stava per affiggere un manifesto elettorale a Ragusa, è stato arrestato da agenti delle squadre mobile e volanti della questura Iblea per lesioni gravissime. La vittima dell'aggressione, che ha battuto la testa a terra cadendo ed entrando in coma, è ancora ricoverata con la prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi di Catania. Nei confronti dell'indagato, il GIP di Ragusa Giovanni Giampiccolo, su richiesta del procuratore capo Carmelo Petralia e del sostituto Monica Monego, ha emesso un ordine di custodia cautelare disponendo gli arresti domiciliari. Presentato questa mattina nella sala convegni Silvia Pellegrino il progetto Fahrenheit, la mia terra vale, che ha l'obiettivo di valorizzare la rete Natura 2000 in Italia e le pratiche agricole sostenibili. Fahrenheit è finanziato nell'ambito del programma comunitario Life più 2010. Vediamo. È stato presentato questa mattina ad Agrigento nella sala convegni Pellegrino il progetto Fahrenheit, la mia terra vale. Con il progetto al quale ha aderito la provincia regionale di Agrigento parte una campagna di educazione ambientale con lo scopo di promuovere l'impegno di insegnanti e studenti per la conservazione della biodiversità e per l'agricoltura sostenibile nelle aree Natura 2000. Io e il Presidente, il Professore Dorsi, abbiamo fortemente voluto oggi presentare qui con la partecipazione del Provveditorato agli studi, nonché del Direttore del CTS, di uno dei progetti LIFE, rientranti presso Rete 2000, progetti comunitari che vede la nostra provincia essere fra tutte quelle siciliane quella che ha avuto maggiori finanziamenti comunitari ottenuti e quindi investiti sul territorio. Quindi questo è un motivo di vanto. Oggi invece presenteremo un altro progetto, che è il progetto Fahrenheit, che vedrà interessate tutte le scuole. È un progetto di educazione ambientale sulle biodiversità in collaborazione con il CTS, la Regione Lombardia, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture. Un progetto dunque che si rivolge ai giovani che prenderanno in adozione uno dei siti di Rete Natura 2000 che sono stati già individuati e che quindi faranno tutta una serie di progetti e di iniziative a tutela dell'ambiente e delle biodiversità. Il progetto è rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole primarie, secondarie, di primo e secondo grado. Tutte le scuole, penso, e il liceo scientifico Leonardo valutano positivamente, altamente positivamente questo progetto, in quanto il progetto Natura fa riconoscere per un certo verso e valorizzare il bene a cui tutti apparteniamo e di cui abbiamo bisogno per la nostra vita, e quindi i giovani attraverso la scuola e quindi attraverso gli insegnanti e i presidi, quelli, i dirigenti scolastici, sicuramente saranno avvicinati alla conoscenza e alla valorizzazione e alla tutela di questo importantissimo bene. Sono 309 gli agrigentini iscritti nella lista cosiddetta Cordova della massoneria. Tra i 309 vi sono ex assessori comunali, un sindaco, ex parlamentari, medici, avvocati, ingegneri e docenti più o meno conosciuti nella provincia agrigentina. L'elenco dei nomi è pubblicato oggi in esclusiva sul quotidiano La Sicilia. Lo stesso elenco emerge da una inchiesta giudiziaria della Procura di Palmi che si è conclusa con l'archiviazione. La giunta della provincia regionale di Agrigento ha approvato il bilancio di previsione dell'ente. Sentiamo in merito l'assessore provinciale al bilancio, Piero Marchetta. La giunta provinciale ha già stilato il bilancio di previsione, già sarà in discussione al consiglio provinciale. Ecco, cosa prevede questo bilancio? La giunta ha approvato la nuova bozza di bilancio di previsione che è stata rimessa all'organo di revisione appena eletto, che a giorni appunto dare il proprio parere, dopodiché la stessa bozza andrà in consiglio per la definitiva approvazione. Beh, dobbiamo dire che per fortuna, grazie ad un'opera di attento monitoraggio delle entrate, si sono trovate delle nuove risorse che hanno permesso di contenere, tra virgolette, danni dalla spending review, nel senso che pur prevedendosi dei tagli, il fabbisogno di spesa è rimasto invariato rispetto alla bozza che invece non conteneva la spending review. Dobbiamo dire comunque che a maggior forza della provincia, ora a sua volta quel criterio che portava dei tagli di spesa della spending review sembrano essere stati rimossi
per cui evidentemente noi abbiamo questa bozza che è molto prudenziale, e poi in variazione di bilancio vedremo concretamente come mantenere gli equilibri di bilancio. Comunque il fatto positivo è che grazie a un'opera di controllo il gettito derivante dal tributo provinciale ambientale del 4%, credo che si possa prevedere anche un incremento del 50-60%, perché grazie a un'interlocuzione con i concessionari la provincia ha, diciamo, si è riuscita ad avere nuove risorse, nuove entrate. Questo ci permette un cuscinetto che ci dà una capacità di risposta seppur limitata rispetto alle risorse che vi sono. Qual è la situazione patrimoniale dell'ente? La situazione patrimoniale dell'ente complessivamente credo che sia una situazione patrimoniale positiva. La dimostrazione è non tanto un giudizio che può essere un giudizio di valutazione, ma un fatto concreto. Purtroppo la provincia, purtroppo e per fortuna devo dire, ha una tesoreria sempre positiva di diversi milioni di euro che però non riesce per il momento a spendere per i vincoli del patto di stabilità. Sotto aspetto patrimoniale vi sono due grosse iniziative in itinere, che sono quelle della valorizzazione di alcuni immobili. Uno di questi è il centro commerciale di prodotti agricoli, che era stato affidato anni fa al comune di Ribera, però non è rimasto poi inutilizzato e non ha dato alcuna entrata, e abbiamo in itinere appunto una migliore valorizzazione dei beni patrimoniali. In più stiamo cercando di razionalizzare meglio le entrate con l'interlocuzione anche con il PRA per vedere se si possono migliorare i regolamenti sull'imposta provinciale di trascrizione. Questo per far sì di mettere in condizione, diciamo, la provincia di avere una situazione finanziaria, diciamo, equilibrata e tranquilla. Ancora lavori al porto di Porto Empedocle. Il sindaco Calogero Firetto, candidato UDC alle prossime regionali, annuncia che è stata avviata la procedura d'appalto per i lavori di conclusione del recupero delle pavimentazioni del molo di Levante dello scalo marittimo empedoclino. Il contratto in corso di stipula, con un importo a base d'asta di 1.496.000 euro, si tratta di un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture che comprende anche altre opere di manutenzione. Firetto dichiara: procede l'opera imponente di riqualificazione del porto empedoclino, che sta già producendo notevoli risultati sul fronte del traffico merci e passeggeri. Ad Agrigento il comitato di quartiere Cannatello ha incontrato numerosi consiglieri comunali. Nel corso della riunione sono state affrontate le tante problematiche che affliggono la frazione a sud-est di Agrigento: carenti rete fognaria e illuminazione pubblica, precario stato della viabilità, mancanza di marciapiedi, segnaletica stradale e toponomastica. Poi raccolta e smaltimento dei rifiuti inefficienti, discariche mai compiute, la rimozione di sterpaglie, deratizzazione e disinfestazione. Il comitato di quartiere di Cannatello auspica che l'incontro con i consiglieri comunali serva ad alleviare le sofferenze di tanti cittadini che pagano le tasse al comune senza ricevere in cambio alcun servizio. Ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Ultima parte del nostro telegiornale. Dopo la vittoria convincente ottenuta in Coppa Italia contro il Raffadali, l'Acraga si dimostra sempre più squadra da battere. Domenica, dopo 4 mesi, i biancazzurri tornano all'Esseneto contro il Mazzara. L'intervista con il mister Pino Rigoli. Pino Rigoli, 5 partite di campionato, 5 vittorie, anche in Coppa l'Acragas marcia a grandi vele, ieri un'altra vittoria 3-1. Sì, un momento direi abbastanza buono per quanto riguarda i risultati e per quello che stiamo riuscendo a sviluppare in questa prima parte del campionato. Ieri anche in Coppa abbiamo, come dire, pur cambiando 9/11 della formazione che avevo affrontato nella partita di campionato il Raffadale, abbiamo fatto bene, anche se devo dire che il Raffadale ci ha messo sotto in diverse situazioni, però va dato merito ai ragazzi che hanno dato il massimo dell'impegno per cercare di portare a casa un risultato positivo, cose che siamo riusciti a fare bene, quindi un plauso ai ragazzi per come hanno lavorato la partita. Domenica arriva il Mazzara, avversario da non sottovalutare, ma soprattutto c'è il debutto all'Esseneto.
Ma questo, il fatto che diciamo, dobbiamo debuttare all'Esseneto è sempre una cosa positiva da un punto di vista, perché torniamo nel nostro stadio, torniamo tra la nostra gente, che mi auguro che possa essere un numero ragguardevole. Naturalmente c'è l'incognita del terreno di gioco, speriamo che domani possiamo fare un allenamento, domani o dopodomani, quantomeno un test per vedere come è combinato il terreno, perché per noi diventa di assoluta importanza. Il Mazzara è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, come del resto lo siamo noi, come del resto ci sono anche altre squadre tipo il Campofranco, l'Alcom, il Monreale e lo stesso Raffadale, quindi sicuramente sarà una partita importante e direi determinante per il nostro proseguo del campionato. Qual è l'appello che lancia ai tifosi acragantini? Ma io ricordo quel 17 giugno dove si è persa la finale, dove c'era tanta gente. Io mi auguro che a poco possiamo riempire lo stadio nello stesso modo. So che è difficile, però mi auguro che domenica possa esserci tanta gente, perché è una partita importante, una partita indeterminante, perché ritengo che i tifosi siano un tassello importante del gioco del calcio, e quindi spero che in tanti possano venire a darci una grossa mano d'aiuto, perché sicuramente non sarà semplice. Oggi venerdì 12 ottobre ad Agrigento, al centro storico, presso lo spazio culturale Il Funduc, in via Santa Maria dei Greci, l'associazione Lab Mura ha organizzato degli eventi. Alle ore 19 interverrà Francesco Catalano, docente di storia dell'arte al liceo classico Empedocle di Agrigento. Poi alle ore 21 sarà presentata Marea, una personale di Franco Fasulo, e a seguire il cinema di animazione di Lillo Sorce, Conversazioni con l'autore, a cura di Beniamino Biondi. Ancora oggi, venerdì 12 ottobre, nell'ambito della rassegna Venerdì nella Valle, ad Agrigento, nella Valle dei Templi, presso Casa San Filippo, sede dell'ente Parco Archeologico che organizza l'evento, alle ore 20 si esibisce in concerto il quartetto a Pizzico Nomos degli allievi del Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. L'ingresso è libero. E domani, sabato 13 ottobre, ad Agrigento, presso il Centro Pasolini in via Atenea, alle ore 17 sarà presentato il libro di Giuseppe Pipitone, Il caso De Mauro, scomparsa ad un cronista. Introdurrà il dibattito il presidente del Centro Pasolini, Maurizio Masone, e partecipano i giornalisti Giovanni Taglialavoro e Pietro Fattori. È tutto anche per oggi, grazie per la cortese attenzione, vi lascio alle previsioni meteo. Previsioni per oggi: al mattino a nord cieli grigi con scrosci di pioggia intermittenti, a sud nubi irregolari con locali acquazzoni. Nel pomeriggio, a nord, nubi irregolari con locali acquazzoni. A sud, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, nubi irregolari con locali acquazzoni. A sud, soleggiato ma con nubi sparse. Nel pomeriggio, a nord, nubi irregolari con locali acquazzoni. A sud, nubi irregolari con locali acquazzoni.